Buonasera e benvenuti al TG di AAJTV. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto Manunteanu Tatiana, una donna 48enne di nazionalità rumena con l'accusa di tratta e sfruttamento della prostituzione minorile. La donna in Romania, insieme ad altri complici, nel 2009 aveva costituito un'associazione a delinquere, finalizzata al reclutamento mediante dei mezzi di costrizione di alcune minorenni poi condotte in Italia e obbligate a prostituirsi. Arrestata la donna è stata poi tradotta presso la casa circondariale di Castrovillari a disposizione della Corte d'Appello di Catanzaro. E sempre gli agenti della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato ieri sera TG, 44enne residente del luogo e già conosciuto dalle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In via degli Albanesi, i carabinieri nel corso di perquisizioni a locali e veicoli hanno scoperto nell'automobile del TG 4 involucri contenenti hashish del peso complessivo di 20 grammi, poi sottoposti a sequestro. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato poi rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria. I finanzieri della tenenza di Corigliano Calabro hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo di circa di oltre 1 milione di euro, emesso dal Tribunale di Cosenza, sezione penale, misure di prevenzione, nei confronti di un noto esponente del clan 'ndranghetista denominato Locale di Corigliano Calabro. Nei confronti del destinatario dell'odierno provvedimento, già condannato per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzato all'estorsione, all'usura e al traffico di sostanze stupefacenti, era stato predisposto nel giugno 2011 il sequestro preventivo dei beni, tra cui diversi immobili e veicoli intestati a prestanome. Provvedimento che oggi è diventato confisca con l'acquisizione al patrimonio dello Stato di un complesso turistico balneare nella frazione Schiavonea di Corigliano Calabro, una villa monofamiliare a Corigliano Calabro edificata abusivamente ed intestata a un prestanome, 3 magazzini commerciali siti in contrada Boscarello, 2 autovetture e un autocarro, un deposito titoli accesso presso un istituto di credito di Corigliano Calabro. A Trebisaccio il sindaco Franco Mudo ha convocato per il 24 maggio il primo consiglio comunale, eletto a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e del 7 maggio. L'assise convocata per le ore 8 presso la sede municipale tratterà all'ordine del giorno i punti: eleggibilità e compatibilità degli elettori alla carica di sindaco e consiglieri comunali, quindi il giuramento del sindaco. Seguirà la nomina dei componenti della giunta comunale, del vice sindaco e l'approvazione delle linee programmatiche del mandato. Nomina del presidente del consiglio comunale, della commissione elettorale comunale e dei rappresentanti del comune in seno all'Unione dei Comuni La Via del Mare. Si è tenuto ieri presso Palazzo di Città di Trebisaccio un incontro tra il neo sindaco Franco Mudo e il comandante provinciale di Cosenza per discutere della situazione in cui versa la stazione dei Vigili del Fuoco e per poter trovare una soluzione ai problemi. Ma seguiamo il servizio di Antonella Gatto. A pochi giorni dal suo insediamento, il neo sindaco di Trebisaccio, l'avvocato Franco Mudo, si è trovato a dover risolvere anche il problema che riguarda la stazione dei Vigili del Fuoco, problema questo che si trascina ormai da anni. Ma dopo l'incontro di ieri, che ha visto il sindaco Mudo ricevere la visita straordinaria del comandante provinciale di Cosenza, con il quale si è intrattenuto a lungo discutendo tutti i problemi e ricercando le possibili soluzioni, si è giunti alla conclusione
che nei prossimi giorni riprenderà l'attività dei vigili del fuoco volontari di Trebisacce, rimasti fermi da circa un mese, causa la rottura del mezzo, e a questo si aggiungono anche vari problemi logistici, a cominciare dalla sede che ospita il distaccamento, inadeguata nei locali e nella sua ubicazione, che non agevola l'uscita del mezzo nelle situazioni di emergenza. Finora però, nonostante l'importanza del compito dei vigili del fuoco volontari, questi non hanno avuto da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute le dovute attenzioni. Il sindaco Mundo ha fatto però il punto della situazione e fa sapere che il mezzo verrà riparato entro pochi giorni, in modo che l'attività lavorativa dei volontari possa riprendere nel minor tempo possibile. Inoltre spiega che il Ministero degli Interni si fa carico solo delle spese dei mezzi e del personale. A tutto il resto invece deve provvedere il Comune. A questo punto provvederemo a promuovere un consorzio intercomunale con gli altri comuni e ci adopereremo in tempi rapidi per realizzare una nuova sede dei Vigili del Fuoco, prendendo in esame la struttura sita su via 25 Aprile. Queste le parole del neosindaco Mundo. Dunque si spera che si possa andare incontro ad una soluzione definitiva e rapida dopo l'incontro di ieri mattina tra il sindaco Mundo ed il comandante provinciale di Cosenza. Pietro Pittelli, consigliere comunale con delega al bilancio e alla programmazione economica del comune di Villa Piana, ha rassegnato le sue dimissioni dalle deleghe. Il 14 pomeriggio, tramite lettera presentata all'ufficio protocollo indirizzata al sindaco Roberto Rizzuto, al presidente del consiglio comunale Pasquale Falbo e al segretario comunale Loredana Latronico. Le dimissioni giungono per motivi personali, sostiene il consigliere, e anche perché non si sente più in grado di assolvere alla sua funzione e ringrazia la maggioranza per la fiducia riposta nella sua persona. Pittelli si dimette inoltre da capogruppo e dal gruppo consigliare del Partito Democratico e non tralascia di ringraziare i consiglieri Adduci e Oliva per la fiducia conferitagli. Il Pittelli non si sentiva più rappresentante vero del gruppo politico da lui capeggiato, composto da tre elementi a fronte di 8 consiglieri iscritti al Partito Democratico. Nonostante le difficoltà che afferma di aver rivelato nella maggioranza degli iscritti del PD nel voler formare un gruppo consigliare unico, ha deciso di aderire al gruppo consigliare Villa Piana Cresce, lista che ha portato alla carica di primo cittadino il sindaco Roberto Rizzuto, presentando domanda così al capogruppo Saro Costa e informando il segretario del PD Luigi Bria. E come risposta al video denuncia che giorni fa il consigliere comunale d'opposizione, già assessore di maggioranza Angelo Severino, ha girato e poi postato su YouTube, nel quale parlava dell'incapacità dell'amministrazione comunale nel realizzare un intervento per il recupero dell'esubero di acqua potabile dal serbatoio comunale e dello sperpero di 10.000 euro che l'attuale maggioranza avrebbe fatto per la conclusione di tale opera e di un'attuale perdita dal serbatoio comunale che sta determinando lo spreco di un bene primario come l'acqua, arriva la rettifica da parte del sindaco, il dottor Francesco Di Leone. Il consigliere Severino, secondo il sindaco di Morano, avrebbe confuso la rete idrica comunale con quella della Sorical che attraversa il territorio di Morano. Non interesserebbe né il serbatoio né la rete distribuzionale del comune. Come risulterebbe dalla relazione che il responsabile dell'area tecnica del comune di Morano, l'ingegnere Domenico Martire, avrebbe consegnato al sindaco. La sensibilità dell'assessore Caligiuri, al quale va un sincero ringraziamento, e la bontà dei progetti presentati dalla compagnia teatrale La Linea Sottile in partnership con il comune di Cassano hanno permesso di cogliere un risultato importante. Così l'ex sindaco di Cassano e vice capogruppo dell'UDC in consiglio regionale Gianluca Gallo, dopo la notizia resa nota dalla regione e confermata dal comune ionico che vede il teatro di Cassano
in sede di residenza teatrale. Pure in un momento di grave difficoltà per gli enti locali, continua Gallo, sarà infatti possibile sostenere con efficacia ed incisività un progetto di ampio respiro culturale che farà vivere una nuova primavera al teatro e alla comunità cassanese, favorendo peraltro attività laboratoriali a favore dei giovani e l'integrazione con le compagnie teatrali locali già esistenti. E presso il distretto agroalimentare di Sibari si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra gli amministratori del distretto agroalimentare di qualità di Sibari, guidati dal presidente Renzo Caligiuri, e gli assessori regionali al bilancio, l'onorevole Giacomo Mancini, e all'agricoltura, l'onorevole Michele Trematerra. L'obiettivo dell'incontro con i due rappresentanti del governo regionale era proprio fare il punto della difficile situazione che vive l'intero comparto agricolo e individuare le possibili azioni da intraprendere per il rilancio del distretto agroalimentare di qualità di Sibari. Fondamentale era conoscere le intenzioni del governo regionale sulla società e capire se la regione Calabria punta realmente sul distretto come soggetto promotore di sviluppo e garante di qualità, o se tale motore dello sviluppo economico per l'intera regione, eccellenza dell'agricoltura calabrese, deve essere liquidata. Gli amministratori del distretto hanno evidenziato agli assessori regionali come in questi 8 anni dalla nascita, dall'ottobre 2004, ci sia stata una scarsa attenzione da parte del governo regionale verso questa importante realtà, che non ne ha permesso il decollo e ne minaccia ora l'esistenza. Gli assessori regionali Giacomo Mancini e Michele Trematerra, dal canto loro, dopo aver riconosciuto la potenzialità di crescita socio-economica dell'intera regione Calabria che ne potrebbe derivare, hanno assicurato l'interesse del governo regionale dichiarando: troveremo non solo le risorse finanziarie per il funzionamento della società distrettuale, ma anche quelle per il finanziamento delle progettualità che il distretto di Sibari metterà in cantiere. Il presidente Caligiuri ha espresso apprezzamento e soddisfazione per l'incontro. Sono stati più di 400 i giovani musicisti arrivati da diverse regioni, quelli che hanno preso parte al concorso nazionale di esecuzione musicale Gustav Mahler, tenutosi ad Amendolara e che ha riscosso un grande successo. Vincitore per la categoria di musica leggera è stato il quartetto di flauti. Per il canto leggero hanno vinto invece Fabiola Chiappetta e Maria Francesca Mannella. Questo concorso, ha detto il vice sindaco Esposito, riuscito in termini di presenza per la sua qualità, è la testimonianza che la promozione culturale e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e identitario di Amendolara possono essere garantiti anche attraverso i nomi che hanno portato in alto il nome della città, facendola conoscere in tutto il mondo. Al termine dei 3 giorni di arte e musica, domenica 13 maggio, è stata poi ufficializzata la cerimonia di intitolazione dell'auditorium cittadino al compianto direttore didattico Enrico Cappa e alla presenza del nipote di Enrico Cappa e del giornalista Franco Maurella e al sindaco Ciminelli è stata scoperta la targa, oltre ai numerosi ospiti, tra cui l'assessore alla cultura Gianni Esposito. E torna l'attesa festa gastronomica, culturale e turistica in programma ad Altomonte per il 25 e il 27 di maggio. La Gran Festa del Pane, giunta quest'anno alla sua 6ª edizione, porterà come tema un pane per tutti. Prevista la presentazione della manifestazione alla stampa, avvenuta nella mattinata del 14 maggio, nella sala degli stemmi del Palazzo della Provincia, la presenza del presidente Mario Oliverio, del sindaco di Altomonte Gian Pietro Coppola, dell'assessore al turismo dello stesso comune Enzo Barbieri, del presidente della Camera del Commercio di Cosenza Giuseppe Gagliotti. Ed ora passiamo alle informazioni meteo. Un flusso di correnti nord-occidentali interessa il sud-ovest e determina una residua instabilità tra Calabria Ionica settentrionale e la dorsale tirrenica, con rovesci sparsi in esaurimento entro la sera. Venti ancora tesi, forti settentrionali, con mari molto mossi o agitati. Anche molto agitati i bacini esposti al largo, temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo. E questa era l'ultima notizia, il nostro appuntamento termina qui, io vi aspetto alla prossima edizione e vi auguro una buona serata.